da qui più o meno dove siamo noi, diciamo Trieste, tutta questa, vedete la, tutta la, la zona grigia, guarda, perfetto, tutto il giallo è quello che noi abbiamo già visitato, tutto il grigio vuol dire che non è stato visitato e quindi è tutta parte nuova. Che destinazione ti dà, Ale? Sei arrivato? Un attimo, ci sono quasi. Anche io sto arrivando, eh? Sono nell'ultimo tratto, quello con i lampioni gialli. Chi ha fatto, Paolo? Oh, Ale, ma mi volevi avvisare che c'è una sbarra per entrare nel porto? Vabbè, si vede, dai, cioè. Non si vede, fidati, non si vede. Fidati che non si vede. Quindi soprattutto adesso. 63, non parte. Dove cazzo sta? Così carico, stanno davanti? Io ho caricato anche. Ma dove sta? Io cerco di capire dove si carica. Allora, dall'altro lato, cazzo. Ma che è, la caccia al tesoro? Dove cazzo è il coso? Aspetta che vedo più rimorchio. Eccolo lì, ma guarda dove cazzo è. Si vedono i camion che passano tra i container, stiamo vagando. Eccolo. Ok, io ho agganciato. No, 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 Diego! Ma sei un matto, me l'hai tirato in bocca, me l'hai tirato. Ok, io non potevo girare, già era finito lo spazio. No, però devono averli peggiorati i danni, perché si rompe più facilmente sto camion. Ma di solito quando vai a 240 all'ora contro un muro dovresti morire, non è che devi contare i danni. Vabbè, però posso dire, bello sto West Balkan, però lo vediamo la prossima volta, ragazzi, purtroppo mi sono incastrato, ragazzi, me lo aspettavo più luminoso. Adesso a fianco a te, in realtà tutto fatto apposta perché tra poco è l'alba, quindi non siamo messi male, raga. Oh, guarda, raga, ma la fortezza sulla montagna, bellissima, hai vista? Mamma mia, cazzo, è tiracola. C'è l'officina, perfetto. Credo, non lo so, mo vediamo. Sta a fianco all'Ikea qua. Ma raga, comunque Rijeka c'era, però non era così. Sì, è un concessionario MAN. State voi, non vedo più la mappa. È dentro Rijeka. No, dove c'era. Dal MAN. Non c'era? Io me la ricordo, forse l'ho provato io con qualche mod. 6 anni fa? Attenzione, è sbucato così. c'è un meccanico dritto dopo la consegna, ragazzi. Vai, perfetto. Siamo arrivati. Prima consegna balcanica, Euro Goodies. Lu, dove lo devi piazzare tu? Io all'angolo. Dove sta Diego? Dove sta Diego? Ah, ok, no, io più in là. Comunque ogni tanto, così, per voler bene ai vostri amici, potreste far finta che vi impiccate a fare una manovra, ma così per sbaglio, diciamo. Ci ho messo un'ora in quarto, entrai, stavo pure con la telecamera da fuori. Vabbè, mi avvio all'officina, eh. Marco, ma tu stai là? Ah, già, io pure torno all'officina. Andiamo, è più avanti, vieni. Sì. Allora io controllo qua dove abbiamo scaricato se c'è qualcosa. Oh, è questa. Un po' incazzata con Diego che ci fa perdere 2 ore e mezza sulle manovre. Raga, io potrei averne uno bello fino in Bosnia. Buono. Da Rijeka a Zenica. Zenica è quella strada che vi dicevo io, bellina. Lo prendiamo? Sì, secondo me. E vai, vai, vai. Sono direttamente quello, senza che... Ragazzi, c'è un camion che non credo stia benissimo. Non lo so, io davanti c'ho Dans Les Jardins infiammabile che... Superate? Dopo il camper superate. Perché qua davanti a me sono fermi che c'è un camion. C'è un camion. Allora, lo vedi? Aspetta, facciamo una cosa. Scusa, entro la cabina. Io proverò la via dello sterrato. Perfetta, direi.
Ok, ci siamo tutti, vai. T'hanno montato pure l'ancora sul camion. Cioè, come cazzo fai a frenarti così in un metro? Minchia, Diego, cosa cazzo ho evitato? Stai a caricare qualcuno? Te. Ah, perché tu stai dietro? Comunque, secondo me è più bello esteticamente il gioco, proprio in generale. Perché hanno alzato le specifiche minime in questa versione. No, sì, ci sta, ci sta. Attenzione, Ale, alleggerisce molto la sospensione all'interno. Perché stavo a vedere quanti, se mi dava l'HUD qua, quanti chilometri mancano, perché sto ancora a cercare di capire il nuovo camion. Occhio, dobbiamo uscire la prossima. Ma dopo quanto era... No, Diego! Non so io! Marco che... È calma, vado sotto. È decollato, vado sotto, si è capottato. Vabbè, Diego, c'è rosso, però ok. Ti dava fastidio che fossi proprio un metro indietro per vedere la luce. C'era il panorama, stavo a guardare intorno e poi t'ho visto fermo perché... Ma a parte dove lo vedi il panorama? Siamo in una cazzo di conca. Bellissimo qua, guarda lo chalet. Guarda, spettacolare. Ma che qualità gli edifici. Cioè hanno cambiato tutto. Ma non so come si fa a parcheggiare. Ma qua, si dorme qua. Allo chalet? Sì. Vabbè, mi sono messo un po' a cazzo di cane, ma mi sposto. Oh, bello sto chalet. Qua mi sa che è la zona dei villini, eh. Quando uscite da là, guardate a sinistra le casette. Bello, cazzo. Ma guarda che cura nei cortili, proprio. Sì, è fatto benissimo. Ma proprio veni voglia di andarci. Guarda quel sentiero con l'erba nel mezzo. Sì, più o meno sì, Ale. Ci siamo. Ah, ok. Ecco, siamo a Slungi. Balkan Trans, l'autobus turistico. Guarda, la gente che si fa le foto. Veramente riprodotto bello, molto bello. Cioè la qualità con sto DLC è mostruosa. Ogni tanto per guardare col panorama mi... Pure io sto a vedere. Strane. Marco. Sì, ci sta. Sì, occhio in fondo a sinistra. È da fare un po' larga. E questa bisogna farla larga, ragazzi, lo dico io. Ecco, lo dice Diego. Bello serio, eh. Mi ricordano che era una consegna urgente. Noi invece caffè, panorama, via. Gli hai portato le foto al cliente. Fermiamo la trattoria. Qui il panorama del paesino lì sulla bello, destra. Bello, bello, figo. Sì, veramente molto vari, raga. L'hanno curato tantissimo. Ma guarda quello, che sta a fa? Oh, sulla destra. Ma sta a chiacchierare con uno. Cioè, sembra più viva la città. Guarda la gente che aspetta l'autobus. Sì, ma l'hanno fatta queste cose. Guarda quello. Quello che sta a fare? Sta ragionando una zona porta. Vuole scassinare. Era un po' sovrappensiero. Sta pensando alla sua vita. Guarda qua, villa comunale. Io ho attivato il punto panoramico. Com'è? C'è una signora al balcone. No, raga, c'è sta uno che sta a pescare con la canna da pesca su una barchetta a mezzo al fiume. No, che dici? Dove? A destra o sinistra? A destra, qui sul ponte. Ah, eccolo! Guarda, ma tira pure sul mulinello, se tu lo guardi. Guarda! Sta tirando, guarda. Sta recuperando! Sì. Sembriamo veramente degli anziani che guardano un cantiere, comunque. Castello a destra in lontananza. C'è una signora qui in mezzo alla strada che ha i pentole, che è questo? No, com'è la signora che le pendole in mezzo alla strada? E questa che è? Non che so. Fa le castagne? Che compra, pigliamo qualcosa. Ho fame. Allora, qui il vecchietto con l'ombrellone non so che vende, ma questa c'ha le pentole, secondo me. Ma non credo che venda le pentole, al massimo cucinerà qualcosa. Dici che cucina? Beh, mo non mi pare proprio... Qualcosa è già pronto, pela, credo. 626. Ma raga, ma al secondo piano della casa a sinistra mia si vede dentro, c'è la luce accesa. Domandiamo. Ma quindi Diego ti sei fermato perché abbiamo fame e quindi stiamo cercando di... Signora! Le panate minimo 3 kg. Allora Diego, c'ha un secchio di patate, lo fa in varie... Pia, pure crude, c'ha una fame. Pure crude, Poi c'ha un cetriolo grande come un bambino di 7 anni. Quello se lo tiene, non te lo vende. Ok, andiamo via, la signora non mi ispira tanta fiducia più. Ma che è in cimitero arroccato, mi sa di sì. Oh, figa, sì, la centrale elettrica. Sì. Ci vede.
benzinaio, benzinaio. Vi serve? Io sì. Ah, ok. Vai, vai. Cittadina, carina. C'è un bancomat se volete. C'è pure una palafitta così a occhio qui. Ma che figata, ragazzi. Guardate pure sta piazza. Ma mi piacciono forse le texture dell'asfalto. Sì, sì, l'hanno migliorate un sacco. C'è pure un missile. Campanile. Occhio che arrivano a cannone, eh? State calmi. Già che mo mettiamo pure gli abbaglianti. Erano questi i tornanti, però mi sembra abbastanza desolato, quindi pure se è notte. Sì. Anzi, fa solo più paura. Speravo nelle strade sterrate. Ma tocca trovarle, eh. Ma tanto. Cazzo c'è in mezzo alla strada qua a sinistra? Un UFO? C'è un problema. Dove cazzo si va adesso? Dalla mappetta io sono davanti a sinistra. Dalla mappetta, ma vieni qua, vedi che non puoi andare da un cazzo di nessuna parte. Eccolo, qua è il lavoro, penso. Ma io non vedo la mia consegna. Cioè, sta dentro l'edificio rosso. No, non si entra qua, non venite che ci imblocchiamo. Stavo guardando, ma non c'è nulla. No, però c'è il cartello qua, prima. Io c'ho già il segno per parcheggiare, raga. Non c'è. Io non lo vedo. Cioè, lo vedo, ma è dentro l'edificio rosso. Dentro. No, ragazzi, il mio è realmente dentro al capannone. Sì, devi entrare col culo dentro al capannone. Ma che figata. Ma dai, ma che figata che devi entrare nel capannone. Lo stai vedendo? Sì. A sinistra. Eccezionale sta roba, eh? A me me l'ha fatto bello. Mettere tipo qua, eh. Qua mi ha fatto mettermi. Spettacolo! Spettacolo! Figata sto DLC, sono contento.